Bella ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Matteo Fari, siamo in questo nuovo video. Oggi siamo nel primo episodio della One Piece Craft, della Un Pezzo Craft. Ed è la quarta stagione. Dopo un anno finalmente ve la riporto, me l'avete chiesta tipo in... Troppi, troppi, troppi. E quindi vi accontento e facciamo la quarta stagione, che non si chiamerà stagione 4, qua, quattro, ma si chiamerà One Piece Craft. E basta. Quindi se anche voi siete appassionati di questa serie e non vedete l'ora che tornasse, oppure se vi piace questo... Quanti cazzi, Matteo? Lasciate un mi piace e niente, il mi piace perché è molto bello, un commento qui sotto e iscrivetevi... ciao, il video, ciao, ciao. Ok ragazzi, siamo finalmente dentro il gioco, siamo nella One Piece Craft. E oggi abbiamo una grafica da paura perché abbiamo anche la shaders. Perché sì. Ehi, ciao maiale, ciao, ciao, ciao. Allora, cosa da fare in questa serie, in questa nuova serie? Prima di tutto è scegliere, grazie al bellissimo oggetto che ho in mano, scegliere che cosa siamo. Possiamo scegliere tra razza umana, uomini, pesce e giganti. Noi sceglieremo umani perché gli altri o diventiamo alti 8 km e andiamo a 4 all'ora, o possiamo muoverci velocemente solo in acqua. E quindi scegliamo l'umano che può camminare, nuotare e fare anche la pipì dentro il mare. Ora possiamo scegliere pirata, marina e cacciatore di taglie. Vabbè, io direi scegliamo pirata, no? Abbiamo sempre scelto cacciatore di taglie nelle altre serie, ora scegliamo pirata perché siamo molto più... Oh, questo è molto figo, possiamo scegliere spadaccino, cecchino e musicista. Il musicista penso che non possa fare un... Cioè, che cazzo fa il musicista? Che... Non lo so. Il cecchino non mi ricordo che abilità ha, però so che lo spadaccino, cioè il primo, lo swordsman, ha l'attacco potenziato quando utilizziamo una spada, e quindi lo andiamo subito a scegliere. Perfetto. Adesso premendo il tasto F vediamo che abbiamo i Doriki, che sono tipo i sol... No, non lo so i Doriki cosa sono, raga. Non mi ricordo, aiuto. Ne abbiamo zero. Poi siamo nella cosa dei pirati umani. E il mio lavoro è spadaccino. Soldi zero, bounty zero. Yeah. Ok, adesso che abbiamo scelto possiamo finalmente tornare in modalità survival e possiamo iniziare la nostra magica avventura. Abbiamo un sacco di cose da fare in questa serie. Innanzitutto già abbiamo un sacco di dungeon nuovi. Tipo là ci sono cose che galleggiano su cose. Non si sa cosa sono. E là abbiamo già la prima nave della marina. Perché blu, ricordatevi, le navi blu sono della marina, quelle rosse sono dei pirati. E poi ci sono un sacco di altri galeoni e cose varie. Quindi iniziamo subito a prendere il nostro bel legno per farci magari qualche zattera o qualcosa che ci... Oh, il primo achievement, che ci permetta di raggiungere quella barca barchettosa laggiù. Vi ricordo che... E ci sono tutti i frutti del mare di One Piece, tutte quante le cose fighe. In più, questa volta ho aggiunto tanti. E che cazzo fai? Tanti tanti nemici, tanti mostri, tanti dungeon. E c'è stato anche l'aggiornamento della mod delle navi, quella che ci fa tipo costruire la nave come ci pare a noi. Poi possiamo andare in giro tutti belli fieri con la nostra nave. E possiamo anche mettere le vele fighe. Già. Quindi penso che già nel prossimo episodio inizieremo a costruire la nostra fantastica nave. Fantastica come il fantastico mondo del fantastico. Guardate quanto cazzo è fatta bene l'acqua. E guardate che bella questa mod, che ci aggiunge tutte quante le alghe, tutti quanti i fondali marini fatti con i fondali marini. Giusto, perché sì, no? Perché... Abbiamo un esemplare di conchiglia conchiglianus. Questa è un'ottima conchiglia e possiamo romperla. E possiamo prenderla, penso. E conchiglia, ti vuoi rompere o... Vaffanculo, questo che cazzo c'è? Oh, no! Le sabbie mobili! Perché? Perché cado sempre nelle fottute sabbie mobili? Io come cazzo faccio a uscire adesso? Stiamo sprofondando, ragazzi. Stiamo... Fammi uscire da queste sabbie... Esci! Ok. Abbiamo uscito le sabbie mobili. Guarda che bastardi che fanno quasi dello stesso colore le fanno, eh. Volete fregarmi? Non mi fregate più. Adesso mi rubo quest'altra conchiglia e me ne vado via per sempre. Ok, non ce le fanno rubare le conchiglie, perfetto. Oh, c'è una zaccia, che cazzo c'è sta laggiù? C'è una capanna. Andiamo alla capanna, andiamo a capannare le... Però direi di passare in mare, non è vero niente. Andiamo a capannare la nostra capanna. È una cosa, che cos'è? È una palafitta, non mi viene il nome, una palafitta.
Io quest'albero, siccome mi sta antipatico, me lo prendo perché mi sta antipatico, no? E mi dà fastidio che non riesca a salire, quindi lo rompo perché altrimenti chiamiamo la polizia e ci spara tutti. Ok, l'ho preso tutto questo bell'albero. Non è che l'ho preso dopo, l'ho preso dentro. Vabbè, l'abbiamo nell'inventario. Andiamo a questa palafitta a vedere che cos'è, un granchio volante quello. Ma mi fanno danno i granchi? Che i topi, ho visto un topo passarmi davanti. Fanno danno questi granchi? Se non gli rompo il cazzo penso che non gli faccio niente. Ciao granchio, ciao bel granchietto. Ciao granchio sexy. Ok, andiamo alla palafitta e vediamo. Questo topo mi ha rotto le palle. Che cazzo sta facendo? Ok, si è calmato. Perfetto. Dov'è l'entrata di questa palafitta? Qua. C'è qualcuno? Amico, amico bello, bello amico. Ok, il tuo retino mi servirebbe per prendere. Oh, c'è una cassa. L'elmetto di corallo, le conchiglie. Uno squalo? Vabbè, uno squalo. Come cazzo fai a mettere lo squalo nell'inventario? Vado in giro con lo squalo così. Ma che cazzo. Il dente dello squalo, giusto, perché che c'ha denti. E una conchiglia e un pezzo, una spugna. Ma voi se vi attacco mi attaccate? Oh porca zozza, indigeni, aborigeni, strozzi, via, mortacci vostra. Mi starà a far culo, mi staranno a seguire. No, rimanete nella vostra casa, zozza. Brutti aborigeni messicani. Ma che c'è, un'altra barca laggiù? C'è un'altra barca nella nebbia. Che si dirada, raga, si dirada la che... Vabbè. Sono tutti impazziti animali su sta spiaggetta, però dettagli. Oh, c'è anche la nostra amica lumachina, che se gli diamo un pezzo di ferro ci dà tipo il telefono per fare tutte le missioni possibili. E quindi teniamoci ad occhio perché potrebbe servirci. Allora, vediamo un po', tipo sia uno squalo, no? Cosa posso... Ok, abbiamo spiaggiato uno squalo. Ok, ma mi fa danno? Mi fa danno? Guarda, io ho mezza vita. Ok, l'ho ucciso non so come. Però si muoveva tipo: Aiuto. Hanno spiaggiato lo squalo. Però dettagli, attenzione a non ricadere nei sabbi mobili, perché altrimenti gli ricadiamo come prima ciccia. Allora, mettiamoci questo elmetto di corallo che fa... Oh, ma c'è una faccina. Ma che cazzo. Però ci protegge uno, dai, è buono. Ok, 15. Quindi, che cazzo c'è tra 15? Quindi, costruiamoci al volo una crafting table. La mettiamo qui molto, molto, molto egregiamente. E ci andiamo a fare un picconello e una spada. Anzi, perché scopriamo un bel picconello e una spada. No, anzi, con il picconello ci prendiamo al volo un pezzettino di roccia. Ci facciamo subito la spada in pietra. Perché se no andiamo con le spade di legno contro i pirati che ci sparano. Oh, c'è una barca di pirati là, ma c'è un altro golfo lì. Oh, ma che bella è questa mappa, raga. Mi è uscita a caso, vi giuro. Ma che bello è questo posto. Cioè, c'è il mare di qua. Il mare, beh, è lo stesso mare, eh. Per quest'anno non cambiare. Stessa spiaggia, stesso. Dammi il piccone che devo prendere le cose. Però quella nave dei pirati potrebbe riservarci delle cose molto molto belle. Però la crafting table l'ho lasciata di qua. Oh, c'è del carbone, non voglio farmelo scappare questo pezzo di carbone, perché questo sarà il primo pezzo di carbone della serie. E ciao. Andiamo a questa crafting table. Perché ci serve per fare una spada. Così al volo, proprio al volissimo. Ok. E la rubiamo perché altrimenti ci cagano in testa i piccioni. Anzi no, si fa una bella barchetta così e poi la rompiamo. Perché a nuoto c'è poca enfasi fa se le cose a nuoto. Io voglio uccidere un cazzo di granchio per vedere se mi dà del cibo. Tu granchio maledetto, che adesso so che mi sta per attaccare. Dove scappi? Ne scappi in acqua. Guardalo che tecnica di fuga. Guardalo, oh è morto. Dammi la tua costoletta di granchio prelibata. Grazie. Ok, quella manta penso che mi faccia il culo, quindi dobbiamo andarcene. Ecco, l'amico granchio si è incazzato. Si possono mangiare le chele di granchio? Sì, quanto mi dai? Mezzo. Che schifo. Ok, vediamo se riusciamo al volo a rifugiarci in una di quelle barche laggiù. Così vediamo. Ecco, è notte, raga, è notte. Sapete che succede quando è notte? Ci spaccano il culo. Ok, andiamo con la barca. La barca quella grande, rossa, direi di evitarla e direi di andare. Cosa? Mi stanno apparendo dei flash strani. Ah, è vero, ho strength. Ah, è vero, perché io quando ho la spada in mano mi dà strength perché ho spadaccino. Ecco, quei pirati mi stanno già sparando, raga. Ma perché, dico io, no? Allora, cerchiamo di attaccare questa barca così al volo.
Vediamo se... Non... Oh, l'ho ucciso, Fai che ho strength. E andiamo che ho strength. La barca mi si è rotta, ma sti cazzi muori. Quanto cazzo è dopo che si è... Porca... Perché muoio sempre al primo episodio? Perché? Ok, raga, ho ripreso tutto. E già si è fatto giorno. Dio santo, sono passati 20 anni. Questo mi sto... No. Ma porca troia. Ok, ce l'ho fatta. Adesso... Tu che sei dell'altra nave, no? Perché devi... Vabbè, no, raga. Sbrighiamoci a finire questo episodio perché... mi stanno spaccando tutte le parti. Allora, vediamo di salire su questa nave. Se ce la facciamo, magari. Ah, senti, facciamo così, guarda. Facciamo uno, due. Ci facciamo lo scalino. Grazie, grazie. Allora, voi non avete il diritto di salire su questa nave. Avvicinati, prova ad avvicinarti e fare una brutta fine. Tu e tu. Ho detto tu? Ok, perfetto. Allora, c'è una cassa. Oh, quanta roba c'è? Il cibo... Questi cosi che sono per i proiettili, i colpi dei proiettili, i cucumber. No, vabbè, raga, i cucumber. Chi se li ricorda i cucumber? Ve li ricordate dalla prima stagione della One Piece Craft? Un medaglione di pirati, questo è tipo un tesoro. Questo varrà qualcosa, cazzarola. Questo, ma che cazzo, questo qualcosa vale. Gunpowder, ferro, il secchio di acqua e qua altre cose che hanno lasciato i pirati. Ecco, queste mante ci spaccano il culo. Ci prendono. Allora, posiamo un po' queste cose qui dentro, perché penso che ora non ci servono. Tipo il dente dello squalo, io me lo porto, perché porta fortuna. Allora, ci sono altre casse nascoste qui dentro? No, non c'è una ceppa leppa, però possiamo salire e guardare il panorama dall'alto, raga. Che figata è. Ok, ragazzi, direi che per questo primo episodio della One Piece Craft 4, cioè della One Piece Craft nuova, è tutto. Ci sono un sacco di cose nuove che voglio farvi vedere. Nel prossimo episodio attaccheremo, penso, quella nave lì. Oh mio Dio, c'è una nave gigante. Attacchiamo prima questa nave qui e poi quell'altra nave là. E in queste navi qua si possono trovare anche i frutti del mare. Quindi possiamo subito iniziare a lanciare le cose fighe. E yeah. Poi per ora siamo su questa nave. Vediamo se riusciamo a costruire subito il timone, in modo che possiamo andare in giro con la nostra bella barchetta. Altrimenti ce ne costruiamo un'altra nel prossimo episodio e vediamo, insomma, vediamo cosa succede. Quindi se questo se questo video vi piace, vi lascio un bel mi piace a questo video, un commento qui sotto con consigli, cose da fare, impressioni e tutte le cose che volete. Iscrivetevi se ancora non fosse iscritti. Niente, ma a fare tutto e vi saluto. Passate da Facebook e dalla pagina di niente, da Instagram, che è quello più importante. Ma a fare tutto e vi saluto. Linea allo studio.